Il Penne vuole riprendere la marcia e uscire dai bassi fondi della classifica. La Virtus Cupello sente il profumo dei 40 punti e tenta di raggiungerli per vivere con tranquillità il prosieguo del campionato. Queste le premesse al Colangelo, dove i biancorossi puntano su Guerra e Cellucci, 14 reti in due, mentre gli ospiti di Carlucci propongono Margagliotti e Zinni in attacco. Fischia Iecumere dell'Aquila. Gara viva e intensa. Margagliotti sradica un pallone a centrocampo e calcia dai 25 metri. D'Amico controlla la traiettoria. Sul versante opposto, colpo di testa di Cellucci, alto di poco. Al quarto d'ora proteste Cupellesi per un presunto tocco di mano di Viegas Barriga. Il direttore di gara lascia giocare. Sponda di Cellucci per l'inserimento di Medaglia, diagonale che termina fuori di un soffio. Spinge la formazione di Iodice, ma prima Cellucci e poi Cutilli, da ottima posizione, non riescono a colpire la porta di Sinato. E la legge del calcio è implacabile. Conti si libera di due difensori pennesi e sfonda la rete battendo D'Amico. 0-1 e decimo centro in campionato per il centrocampista rossoblù. La ripresa inizia subito col botto. Dopo 30 secondi siluro di Viegas Barriga dai 30 metri che finisce sotto l'incrocio dei pali. Primo centro con la maglia pennese e 1-1 meritato per i padroni di casa. Ispirato Medaglia che lancia Cellucci in profondità, il numero 9 a tu per tu con Sinato calcia clamorosamente alto. Zinni si accentra e fa partire un sinistro velenoso che non scende abbastanza, ma è Conti il più pericoloso per gli uomini di Carlucci. Azione da pivot e girata che non inquadra la porta. Meglio il Cupello nel secondo tempo, provvidenziale l'uscita di D'Amico su Napolitano e pallone bloccato tra i piedi dell'attaccante. Entra Testi che aumenta il coefficiente offensivo per i ragazzi di Iodice. Ci prova subito il 20 insieme a Fulvi, ma la difesa ospite mura e fa buona guardia. Termina 1-1 al Colangelo, un punto a testa accolto in maniera positiva, specie dalla Virtus Cupello. Mister Carlucci, è un punto questo importante raccolto su un campo difficile, soprattutto per l'andamento del Penne in queste ultime giornate. Come l'accogliete? Soprattutto un punto importante perché vi avvicina alla salvezza e raggiungete quota 40 punti. Sì, sì, indubbiamente è un punto fondamentale. Come diceva lei, questa è una squadra che mi sembra che le ultime 5-6 in casa l'ha vinte tutte, quindi temevamo il Penne. Oggi abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, cercando di cambiare qualcosa per mettere un po' in difficoltà il Penne. Non posso nascondere che il Penne ha avuto un ottimo impatto alla partita. La prima mezz'ora l'hanno giocata loro bene, potevano anche andare in vantaggio, poi abbiamo trovato noi il gol alla fine del primo tempo e poi nella ripresa c'è stato questo Eurogol del loro numero 8, che effettivamente è un giocatore di grande qualità, ma noi lo sapevamo, soltanto che ha pescato il jolly, però alla fine va bene così. Se avete visto, noi fino alla fine abbiamo provato a vincerla, ma la potevamo anche perdere, perché noi siamo forse la squadra che ha pareggiato meno di tutti, perché non sappiamo gli equilibri giusti, però va bene così, portiamo a casa questo punto e andiamo avanti. Mister Iodice, avete creato tanto, oggi non siete riusciti a portare a casa la vittoria, però comunque quando non si può vincere anche è buono non perdere. Sì, abbiamo creato il primo tempo, abbiamo creato tanto dove la potevamo chiudere la partita, però poi la partita trova 90 minuti. Nel secondo tempo secondo me è meglio Cupello e credo che alla fine, se andiamo a vedere le occasioni, forse qualcosa in più l'abbiamo fatto noi, però alla fine Cupello ha preso il pareggio e ci teniamo il pareggio, anche se per noi oggi era fondamentale vincere.